Sì e no, nel senso che di solito i valori vengono fuori dopo 10-12 partite, però poi se andiamo a vedere quello che è stato fatto da due o tre squadre l'anno scorso, non è sempre così. E quindi no, perché poi alla fine, per come ragioniamo noi, ragioniamo partita per partita, noi vogliamo pensare al Padova e senza pensare a quella dopo, quindi è inutile che stiamo a parlare di quello che succederà da qui a un mese. Ogni partita è difficile, ogni partita ci sono delle insidie, è un campionato talmente equilibrato che ci saranno sempre delle sorprese in ogni giornata e quindi dobbiamo sempre stare attenti e concentrati. Per fare questo non possiamo pensare a quello che succederà fra 3 settimane, ma dobbiamo rimanere concentrati su quello che succederà e che dovremo fare domani. Del Padova ci sono tanti buoni giocatori, ce ne sono alcuni che sono da in particolare, sono da temere. Chi sono? Da temere, comunque quelli che sono Sì, importanti. hanno Pasquato credo che sia un giocatore per questa categoria importante, perché è un giocatore che ha ottime qualità, ha un gran tiro da fuori, sui calci piazzati è sempre temibile, quindi sotto questi aspetti dovremo stare attenti, non lasciargli troppo spazio. Poi tornare sempre. Posso fare quello che dovrei fare in questo momento? Sì, no, lo faccio pure perché sai L'anno cosa dire. scorso era stata anche la prima volta del 4-3-3. Cosa ha dato in più questo modulo e come va nata l'idea? Perché l'abbiamo fatto solo a metà settimana, una volta, insomma. Sì, però io nella mia testa, insomma, c'era già, vedendo la rosa che componeva questa squadra, l'idea di passare un giorno al 4-3-3. Avevamo fatto molto bene le due partite precedenti. Però ecco, insomma, mi intrigava, mi piaceva questa idea, soprattutto per quello che riguardava i giocatori d'attacco con Piovaccari l'anno scorso e lo stesso Memeti, e soprattutto magari per quelle che erano le qualità dei giocatori esterni come Gonzalez e Lazzari. Detto questo, insomma, è stata un'idea felice e quindi siamo andati avanti su quello.